In questa unità didattica prendiamo in considerazione casi realistici di eh, applicazioni della strategia minimax con alfa alfabeta, in cui appunto la, innanzitutto partiamo dal caso in cui il, il realismo eh, consiste nel fatto che la, la dimensione dell'albero di ricerca è comunque troppo grande per chi possa essere sviluppato una strategia in tempi ragionevoli o comunque possa essere sviluppata considerando i limiti di memoria. A disposizione di un qualunque calcolatore, poi vedremo anche brevemente come introdurre anche il concetto della casualità e anche come trattare eventualmente il caso dell'informazione imperfetta. Partiamo dal, dal caso in cui. Abbiamo che il, la, la dimensione del problema è tale, dello spazio di ricerca è tale, per cui non è possibile sviluppare completamente eh, una strategia di, che porti alla propagazione dei nodi terminali eh, dei, delle funzioni di payoff fino al, al, allo stato iniziale. È caso per esempio del gioco degli scacchi. E il gioco degli scacchi comunque non sarà mai possibile trovare una, eh, una strategia completa. Eh, perché il numero degli stati del gioco, il numero delle possibili configurazioni è superiore, come abbiamo visto nella precedente unità didattica, al numero del, de, degli atomi di cui è composta la via latte. Allora, che cosa, cosa si fa? Si, si, si introduce innanzitutto un, una funzione di cutoff in cui sostanzialmente viene automaticamente potato l'albero e questa funzione di cutoff che fa sì che alcuni nodi che non sono nodi terminali lo diventino a, ca a causa del, della potatura, eh, potrebbe semplicemente essere basata su concetti come limite di profondità o mh, memoria che si sta esaurendo, cose di questo genere. A questo punto, come dicevo, alcuni nodi che non sono terminali diventano terminali. Eh, come poter associare un valore di payoff a nodi che non sono terminali ma che lo diventano in funzione di un taglio artificioso che è stato prodotto e, e chiaramente non, non avendo potuto fare la propagazione delle vere funzioni di payoff di, di utility eh, su fino a questi nodi, che dovremo, le funzioni di utilità che dovremmo associare a questi nodi saranno delle funzioni di valutazione dell'utilità eh, più che funzioni a posto della funzione effettiva di utilità. Perché appunto non l'abbiamo potuta propagare, quindi sarà una funzione di, di valutazione dell'utilità stimata. Per esempio, nel caso degli scacchi, le funzioni di utilità degli stati del gioco vengono valutate in funzione non del meccanismo di propagazione all'indietro dei payoff effettivi legati alla vittoria più 1, alla sconfitta meno 1, allo scacco 0. Ma eh, sono funzioni numeriche che vengono eh, calcolate sulla base dei pezzi che sono stati mangiati fino a quel momento. Qui, per esempio, abbiamo un, un concetto, un, due, due stati del gioco dove cioè, a sinistra uno stato in cui c'è il bianco che è leggermente in posizione migliore perché ha perso solo un cavallo, viceversa il nero ha perso un alfiere. I pezzi, le potenzialità di questi pezzi eh, sono ovviamente maggiori di quelli dell'alfiere quindi il bianco si trova in una, mossa, in una situazione leggermente molto leggermente avvantaggiata, ma siamo ancora nelle fasi iniziali adesso vediamo che il gioco si è eh, leggermente sviluppato e ormai il, il nero è un passo dalla, dalla vittoria e quindi ovviamente non è che si può mh, altrimenti non, non avrebbe senso giocare non è che si può associare a una funzione di, val di valutazione effettivamente il payoff effettivo perché e, e altrimenti non sarebbe, tut, sarebbe tutto inutile sviluppare ulteriormente il gioco eh, però la funzione di, di, di valutazione comunque una qualche ruolo ce lo può avere eh, nel valutare la bontà di uno stato rispetto a un altro e quindi eh, nella direzione di orientare lo, lo sviluppo del, della ricerca della, della strategia non possiamo più considerare la strategia ottima. Non potremmo a quel punto considerare la strategia ottima una strategia che si basasse sui, eh, sulle funzioni di valutazione piuttosto che sulle funzioni, sulla provocazione delle, delle funzioni di utilità, cioè che si basasse sulla propagazione delle funzioni di valutazione, quelle associate arbitrariamente, più o meno arbitrariamente ai nodi che sono stati artificiosamente resi noti terminali dalla funzione di cutoff non potremmo farlo a meno, che, a meno che questa funzione di valutazione non avesse una proprietà che ovviamente nel caso della, eh, degli scacchi non ha, perché altrimenti appunto, eh, avremmo anche nel caso degli scacchi la possibilità di sviluppare strategie ottime e quindi il, il gioco di scacchi eh, morirebbe automaticamente. E qual è questa mh, proprietà che la funzione di valutazione dovrebbe avere per conservare la proprietà di sviluppare comunque una strategia ottima grazie al meccanismo minimax computatore alfa-beta? Beh, è quella, sarebbe quella di, eh, di, avere, di essere ordinale, in qualche maniera di avere una stessa corrispondenza di ordinalità rispetto alla vera funzione di payoff che eh, la funzione di valutazione va a approssimare. Vi spiego? Supponiamo qui abbiamo in nella, nella grafica eh, a sinistra un, um, un gioco in cui abbiamo le vere funzioni di utilità eh, associate a dei nodi terminali 1 2 4 e cioè supponiamo che queste siano eh, le, sia la vera funzione di utilità che è stata propagata dai nodi terminali fino a, questa, a questo livello del gioco ormai siamo arrivati quindi alla fine e eh, sappiamo a questo punto associare eh, il, val, il vero valore di funzione di utilità a, ai nodi eh, questo qui 1 e quest'altro 2, quindi sappiamo che per Mask verrà a fare la scelta che porta al mondo di, allo stato di, di destra. Qui invece a destra abbiamo una, una cosa simile però eh, in cui quelle che sono state propagate sono, sono delle eh, funzioni di valutazione non delle vere funzioni di utilità mh, che non sono proporzionali come vedete alla vera funzione di utilità, le funzioni di valutazione ma corrispondono, eh, cioè, mh, mantengono una corrispondenza dettata dalla ordinalità cioè dal punto di vista ordinale esiste la stessa graduatoria di di eh, preferibilità eh, sulla funzione di, di, di valutazione eh, rispetto a quella che eh, sarebbe la funzione la, la preferibilità della vera funzione di utilità quindi abbiamo cioè che fra 1 e 2 è meglio 2 fra 1 e 20 è meglio 20 fra 2 e 4 è meglio 4 fra 20 e 400 è meglio 400 cioè la graduatoria di preferibilità dei, eh, dei nodi nella funzione di valutazione è la stessa che si ha nella funzione di utilità se questo è vero si dimostra facilmente che il meccanismo eh, l'algoritmo minimax con potatura alfabeta comunque troverebbe la strategia ottima eh, quindi alla fine fa la scelta giusta il, L'algoritmo minimax anche con puntatura alfabeta propone al giocatore la scelta giusta. Questo nel caso eh, avviene nel caso in cui la funzione di valutazione ha la proprietà di avere ehm, lo stesso porre uno stesso ordinamento di preferibilità sui nodi rispetto all'ordinamento che sarebbe indotto dalla, fun dalla vera funzione di, di, di utilità. Quindi non serve che la funzione di valutazione sia proporzionale alla funzione di l'importante è che sia ordinale, che, eh, che, abbia lo ordi che imponga lo stesso ordinamento di preferibilità rispetto alla, fu alla vera funzione di valutazione, per far sì che l'algoritmo minimax porti comunque alla soluzione ottima. Vediamo adesso come gestire il caso in cui nel gioco esistono degli elementi di casualità, il lancio dei dadi, scoperta di una cassa, carta dal mazzo e così via. In pratica ciò che dobbiamo fare in linea eh, teorica è un qualcosa di abbastanza concettualmente semplice, anzi, semplice direi. Quello che dobbiamo fare è introdurre nel gioco un giocatore fittizio che è il giocatore caso, il caso, la casualità. Che sostanzialmente si alterna nel, nel giocare ad ogni, ehm, ad, eh, ad ogni passaggio fra un giocatore e l'altro. Nel caso in cui i giocatori siano solo due, il primo giocatore è Max, dopo Max non gioca Min ma gioca il caso, dopo il caso non, non gioca Max ma gioca Min, dopo Min non gioca Max ma gioca il caso, e così via e cioè introduciamo quindi, chiaramente il discorso si fa più complesso ovviamente, ma eh, introduciamo concettualmente questo giocatore fittizio e che eh, so, mh, però eh, deve essere ben eh, configurato mh, questo, questo giocatore, cioè noi dobbiamo avere sostanzialmente a disposizione eh, la probabilità che mh, possa eh, il, il caso produrre un certo stato piuttosto che un altro cioè, illustriamo eh, la cosa con un esempio partiamo mh, dal minimax, cioè il giocatore max che deve muovere per primo ha due mosse a disposizione dopodiché eh, in corrispondenza di, eh, della prima mossa ci potrebbero essere due stati in cui si può andare a finire perché la mossa è sostanzialmente non deterministica e quindi eh, non si può sapere esattamente quale sarà l'outcome della prima mossa se lo stato di sinistra o lo stato di destra, eh, la scelta fra i due sarà operata da questo giocatore fittizio che è il caso, che deciderà eh, eh, quale dei due eh, sarà l'outcome, però noi dobbiamo sapere quale sarà la probabilità dell'uno o dell'altro in corrispondenza della, della prima mossa che potrebbe fare il giocatore Max, supponiamo di sapere che eh, in corrispondenza di questa mossa ci saranno il 30% di probabilità che l'outcome sia questo nodo qui di sinistra e il restante 70% che l'outcome sia il, il secondo nodo, qui quello più a destra. A questo punto. In corrispondenza di entrambi questi casi ci sarà, eh, il turno passerà al giocatore Min che effettuerà la sua contromossa e supponiamo che anche in conseguenza di questa contromossa, eh, essendo essa stessa non deterministica, l'outcome non sarà certo, e cioè se ci sia un 30% di probabilità nel caso della contromossa di sinistra che si vada a finire in questo nodo qui. Un 70% di probabilità nel caso sempre della contromossa di sinistra che si vada a finire in quest'altro nodo qui e viceversa per le restanti. E così si svilupperebbe tutto quanto l'albero. A questo punto si arriverebbero a dei nodi finali a cui sarebbero associati delle, mh, dei, delle funzioni di payoff vere e. E per esempio in questo nodo qui avremo 0 il reward per max, meno 3 eh, per... per ma in realtà eh, questi qui potrebbero essere anche i valori di, di payoff che si stanno eh, trasferendo dal basso verso l'alto. Fatto sta che, essendo questo qui un nodo, <coughs> un nodo max, in corrispondenza di questi due, nodi, due valori che gli venissero dal basso, sceglierebbe 0 e così via. Eh, adesso cerchiamo di capire come, come viene effettuato il, eh, il dal, dal, eh, da questa estensione dell'algoritmo minimax che si chiama expect minim, eh, minimax ehm, la propagazione dei valori di di payoff verso l'alto. La propagazione coinvolge il valore di probabilità di ciascuno stato. Quindi mh, come si fa questo? Si fa così. Il valore di pay off, supponendo che il valore di payoff di questo stato sia 0, però in questo stato ci si arriva con una probabilità eh, 0,3 rispetto a da questo stato qui. Quest'altro ha un valore di payoff 0,7. Cioè, cioè, ha un valore di payoff 5 e ci si arriva con una probabilità 0,7. In pratica, eh, il valore di payoff legato al nodo chance, nodo casualità, è, è dato dalla somma dei, ehm, dei prodotti della probabilità del figlio per il valore di payoff del figlio. Qui abbiamo 0 per 0,3 torna a 0, qui abbiamo 5 per 0,7 porta a 3.5, 3.5 più 0 fa 3.5, 3.5 sarà il valore di payoff legato a questo nodo. Qui abbiamo 0 per 0,3 più 4 per 0,7, abbiamo 2.8, fra 3.5 e 2.8 questo è un nodo min, il nodo min prende 2.8 e a questo punto questo sarebbe il payoff, eh, 2.8 è il payoff di questo nodo qui. Analogamente, non lo stiamo a sviluppare, ma 6.5 sarebbe il payoff di questo nodo qui, qui ci arriverebbe con probabilità 0,3 a partire da questo nodo, qui ci si arriverebbe con probabilità 0,7 a partire da questo nodo, e quindi eh, il valore di questo payoff sarebbe questo, 0,3 per 2.8 più... 0.7 per 6.5 che fa 5.39 quindi serve il, il payoff di questo un altro nodo chance, chance quest'altro invece in maniera analoga ci avrebbe 0.56 questo è massimismo e quindi prenderà 5.39 piuttosto che 0.56 quindi in pratica il, nel caso di un nodo chance che sta sopra due nodi eh, no, in, in generale, il nodo, il nodo chance non fa altro che prendere come valore di payoff la sommatoria dei prodotti della probabilità del figlio per il payoff del figlio. E questo è, modo razionale, è, il modo più razionale, è il modo razionale per gestire le probabilità, ovviamente tutto quanto è legato alla razionalità con cui sono state definite le probabilità di avere un nodo piuttosto che un altro, Cioè è chiaro che tutto è appeso, la, la, la sensatezza di questo di questa, mh, algoritmo di, programmazione dei valori, di propagazione dei valori di payoff dal basso verso l'alto è legato alla scelta della, dei valori di probabilità del, della generazione dei... Dei, dei nodi a partire dal. dal, dal, dal bisogna che cioè il, il caso sia stato modellato in maniera ovviamente oggettiva e non, e non soggettiva. Bene, questo è, è, il, è il modo in cui uh, si introduce la casualità all'interno dei giochi, è, è un modo molto schematico e molto anche didattico, presuppone che la casualità. Possa agire sia per max che per, che per min, e, e però effettivamente è un modo molto pulito, molto, molto efficace. Una cosa che possiamo notare è che in conseguenza dell'introduzione della casualità il risultato che abbiamo appena ehm, poco fa enunciato circa la proprietà della funzione di valutazione, cioè che deve essere puramente ordinale per preservare l'ottimalità, purtroppo si viene a perdere perché a questo punto non basta l'ordinarietà, bisogna che la funzione di produzione per poter garantire l'ottimalità nel caso in cui ci sia eh, l'elemento casuale all'interno del gioco dovrebbe addirittura essere eh, proporzionale. Vediamo l'esempio, qui abbiamo una ve la vera funzione di utilità che si sta propagando. E vedete il nodo chance che fa sì che eh, la, la, il, il, il valore di payoff di questi due nodi chance sia 2.1 e 1.3 nel caso in cui al posto della funzione di payoff abbiamo una funzione di valutazione che abbia effettivamente la eh, proprietà di essere ordinale rispetto alla funzione di payoff e eh, quindi abbia sostanzialmente proponga lo stesso ordinamento però nel, nel momento in cui andiamo a fare la Pesatura con la probabilità dello stato. A questo punto, questa pesatura purtroppo ehm, farà sì che il, il, vero valore, eh, della di, cioè il, il valore effettivo della funzione di valutazione eh, abbia effettivamente il suo peso, e come vedete, porterebbe eh, a fare per Max una scelta diversa. Nel caso della vera funzione di utilità, farebbe la scelta di sinistra, nel caso della funzione di valutazione, farebbe la scelta di destra e quindi eh, il concetto che basta che la funzione di valutazione abbia, eh, produca lo stesso ordinamento sui nodi della funzione di utilità eh, basta che la funzione di valutazione è ottenuta facendo il cut off dell'albero e quindi associando questa funzione di valutazione ai, ai nodi che non erano terminali ma che diventano terminali eh, questo, basterebbe che questa funzione di, 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 di utilità eh, si dia lo stesso ordinamento sugli pseudo nodi terminali di quell'ordinamento che si sarebbe ottenuto se si fosse eh, propagato l'effettivo valore di utilità a quei nodi eh, non terminali eh, ebbene eh, questo non vale più perché effettivamente questa proprietà non serve più a garantire per l'algoritmo Minimax eh, che effettivamente alla fine produrrà la scelta, la scelta migliore per la mossa per il giocatore Max. Bene, a questo punto l'ultimo concetto che dovremmo introdurre è come eh, mh, giocare nel caso in cui, cioè come Minimax si potrebbe estendere al caso in cui eh, al giocatore che deve muovere, siccome eh, specularmente probabilmente agli altri giocatori, non è dato di conoscere esattamente lo stato del gioco, in quanto che eh, eh, non solo c'è ancora un mazzo di carte da scoprire, questo è il mazzo di carte che è ancora da scoprire eh, rappresenterebbe semplicemente nel gioco di carte, perché di questo in fondo stiamo parlando, eh, rappresenterebbe l'elemento casualità. Ma ci sono alcune carte che sono già state estratte dal mazzo, che sto, sono nelle mani del, del, dell'oppositore, solo lui le può vedere queste carte. Quindi, non c'è più l'elemento casuale riguardo a queste carte, sono già state estratte dal mazzo, sono nelle mani dell'avversario. Ma al giocatore che sta giocando, queste carte sono ignote. E quindi, lui, il giocatore che sta giocando non può sapere esattamente qual è lo stato in cui si trova. Questo concetto è molto simile eh, al concetto di belief state che abbiamo visto nel caso della ricerca, nello spazio degli stati. C'è in realtà. Tutto un possibile eh, insieme di stati in cui si potrebbe trovare e per ciascuno di questi stati bisognerebbe applicare minimax, ciascuno di questi stati ha una probabilità diversa. Ciascuno di questi stati bisognerebbe applicare minimax per andare a vedere eh, quale sarebbe la, propaga la, la propagazione delle funzioni di valutazione corrispondenti a questi stati. Ma la cosa è intrecciata perché di fatto eh, per ogni possibile mossa si potrebbe poi generare un possibile insieme di stati, un altro belief state e così via. E quindi bisognerebbe ragionare con i belief state invece che con gli stati. In pratica quello che si va a fare è mh, quello di eh, sostanzialmente calcolare il valore di minimax di ogni azione in ogni possibile corso degli eventi, cioè per ogni possibile... Eh, sequenza di belief state che si potrebbe generare, quindi c'è un'ulteriore esplosione combinatoriale e c'è relazione con il più alto valore atteso su tutti i possibili corsi degli eventi. Insomma, l'equazione fondamentale è questa qui, dato un certo stato S, eh, che è uno di quelli che sono compatibili con le carte che ha in mano. E in realtà ci potrebbero essere tanti possibili stati compatibili con le carte che ha in mano o le carte che sono già sul tavolo andare a vedere le possibili azioni e calcolare il minimax per eh, queste azioni qui, tenendo presente la, qual è la probabilità che lo stato, sia, lo stato di cui si, su cui si sta applicando minimax, eh, che è uno degli stati compatibili con le, con le, le carte che sono note, eh, 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 conoscendo quindi la stimando la probabilità di questo, eh, di questo effettivo stato quindi io per esempio con le carte che ho in mano c'è un 1% di probabilità che l'avversario possa avere queste altre carte e nel mazzo invece ce ne siano altre ho un altro 1% che quest'altro eh, per ciascuno di questi stati bisognerebbe applicare minimax e andare a vedere poi alla fine eh, qual è l'azione che massimizza la, uh, il valore totale della sommatoria delle utilità eh, che si avrebbero. E quindi il concetto è abbastanza complesso, il calcolo ovviamente è molto più complesso ancora di quello che abbiamo visto, eh, quindi questa è una strategia che non si può applicare in, in maniera certa e poi per effetto del della casualità comunque dà la scelta più razionale. Ma non è la scelta che comunque garantirebbe eh, con certezza la vittoria, perché ovviamente il concetto di in in informazione imperfetta con il concetto di belief state porta anche un concetto di, di probabilità. Eh, e quindi, eh, benché eh, questa strategia sia comunque una strategia razionale, essa non ti può garantire, come da invece Minimax, la, la massimizzazione del dell'utilità. Garantisce la massimizzazione dell'utilità eh, um, che è, um, è compatibile con l'informazione che la proprietà dà. Ecco, quindi, sostanzialmente, questo approccio qui è un approccio base che per ogni possibile gioco di carte andrebbe poi dettagliato. E uscendo anche dalla metafora del gioco, andando nell'applicazione reale, ovviamente dovrebbe essere eh, specificato per ogni ev eventuale applicazione concreta di questo di conce concetto. Quello con cui voglio lasciarvi, però, um, penso che sia eh, un concetto importante, che è l'analogia fra il gioco a informazione imperfetta e il concetto di belief state che abbiamo visto eh, nel corso di altre unità didattiche. Bene. Con questo si conclude questa unità didattica e si conclude anche il modulo relativo alla strategia di ricerca, alla strategia di ricerca minimax compatore alfabeta nel caso da utilizzare nel caso di ricerca in spazio di stati con avversari, cioè nel caso della teoria dei giochi.